Vado. Va bene, allora buongiorno a tutti. Siamo all'ultimo modulo del laboratorio extraterrestre, questo lunghissimo percorso che ci ha visto affrontare da più punti di vista la possibilità di vivere le nostre città con un approccio sicuramente differente. Poi, come che ognuno lo voglia interpretare, però con l'obiettivo di cioè portare chi ha frequentato il corso a ripensare ai suoi modi di consumo, all'utilizzo delle risorse, anche proprio a ripensare ai gesti quotidiani come un modo di utilizzare le proprie energie che va in qualche modo canalizzato in maniera forse differente per cercare di riportare questa energia in un sistema che produca qualcosa per noi stessi prima di tutto. L'ultima parte del laboratorio rimette insieme un po', cioè l'obiettivo è quello di rimettere insieme un po' i pezzi di questi vari moduli che abbiamo affrontato. Con un piccolo percorso di progettazione partecipata. A guidarci sarà Fabio Pinzi, che io non presento nessuno perché non ho mai dato definizione a nessuno, che ognuno diceva un sociologo, ma non solo, quindi non ti definisco. Quelle, le tue parole, insomma, ci faranno capire che sei e Che che so. fai. Allora, Va bene, basta così. cominciamo dalla presentazione mia. Se ci vuoi dire due paroline. Ma io sono un agronomo, o perlomeno ho fatto l'università scienze agrarie, e poi ho iniziato, dietro a questo impulso, ho iniziato a fare agricoltura in senso attivo e mi sono inventato e creato un'azienda zootecnica che ho condotto e conduco anche ora. Ho cambiato un po' la forma, ma insomma fondamentalmente è ancora un'azienda zootecnica. Sono praticamente un allevatore e allevo la cinta senese, che è un animale antichissimo nella Toscana, proprio perché ho avuto sempre l'idea e il piacere di andare a ricercare sia nelle razze animali che anche nelle varietà vegetali le cose locali, perché per me erano necessarie, più che belle, più che semplicemente per avere uno sbocco commerciale. Spesso però le due cose vanno di pari passo, perché ciò che è raro è anche caro. In un'agricoltura dove non c'è margini, partire dal presupposto che una produzione possa avere anche una valenza anche economica non è poco così sbagliato. E 20 anni che faccio lo zootecnico, allevatore, ma anche commerciale, eccetera. E per fortuna però 15 anni fa ho avuto la possibilità di conoscere la permacultura e ho capito che dovevo fare permacultore o perlomeno avvicinarmi a quest'idea, e quindi ho sottratto sempre più spazio alla mia azienda. Sto cercando di smetterla fondamentalmente, oppure conservarla in una maniera molto più semplice e gestibile, e mi si è aperto questo mondo e quindi sto dentro a questo e faccio progettazioni, faccio corsi, faccio anche tanto proselitismo, nel senso anche una parola chiave. Allora, sono qua per cercare di dare una valenza progettuale a un percorso che ha già individuato e affrontato molti argomenti della permacultura, senza essere stato poi proprio finalizzato alla permacultura. Sicuramente l'idea di base è quella di rivedere la città, non più vederla come un luogo dove si mangia e si dorme e a volte si fa un lavoro, ma vederla come un'entità vivibile. E proprio perché un'entità vivibile deve portare con sé i germi di una vita. Per troppo tempo ci siamo dimenticati, ci stiamo dimenticando ancora che lo stare insieme ha delle regole, ha delle forme di intelligenza. E abbiamo costruito delle città che non hanno né regole né intelligenza. E è stranissimo perché fino a pochi secoli fa anche nella città si capiva qual era lo spirito per cui era stata progettata, come era stata progettata, ma si capiva anche quali erano le esigenze e la voglia delle persone che l'abitavano. Se le città non erano state progettate, non avevano un'entità che era
quella che volevano gli abitanti, le popolazioni, le città non duravano, cambiavano forma, si spostavano, eccetera, proprio perché mancava quella che era l'energia di base. Le città di oggi sono state progettate non per le persone ma per le macchine, e di conseguenza ci sono dei problemi di, se vogliamo, di sentire. Le persone non sentono più la città perché non è la loro. Noi quando facciamo il lavoro con i bambini sulla mobilità sostenibile portiamo sempre una cosa, che è un dato che a me impressiona, e che i bambini, anche perché vabbè, ci sono dei vari rapporti sull'utilizzo della bicicletta e dell'automobile, sempre il confronto, e le città, cioè in Italia, è statisticamente bruttissimo dirlo, che abbiamo discusso per questi giorni anche di quanto la statistica ti aiuta a dimostrare tutto il contrario, però si è calcolato, diciamo, non statisticamente, che un'automobile circola per 2 ore al giorno, una singola automobile, che quindi deve stare parcheggiata per 22, e che quindi le città vengono costruite per contenere, cioè per essere dei parcheggi di queste automobili, perché è un problema, assolutamente, cioè, considerare che devono stare ferme, non tanto il traffico proprio. Assolutamente, questo è un mondo cittadino costruito non per gli abitanti, come abbiamo detto prima, ma è stato costruito su quella che era l'aspettativa e il sogno degli abitanti, specialmente dagli anni 60 in poi, ma negli Stati Uniti ancora prima, c'è il mito della macchina che dà libertà, e invece abbiamo costruito delle città che, guarda caso, stanno tornando indietro e siamo all'interno di uno schiavismo su 4 ruote. E questo non ha solo influito sugli spazi, no? Sono stati sottratti degli spazi alla vita di tutti i giorni, poi vedremo, sono stati sottratti gli spazi agricoli, che è la cosa più dannosa, ma anche ha condizionato le forme architettoniche. Le costruzioni delle case per milioni di anni, migliaia di anni, sono state legate a delle esposizioni, ai venti, al clima, eccetera, eccetera, al materiale, e negli ultimi anni si fanno le case in base alla progettazione a monte, da dove venivano, dove sarebbe stata costruita una strada, e quindi di conseguenza il fronte casa sarà stato progettato nella direzione della strada. Se la strada andava verso nord, capite bene che il problema per quelle case sarebbe stato subito di partenza, come per l'esposizione, però nessuno ci fa caso perché non è importante chi vince la macchina. E pensate dal punto di vista anche di risparmi cosiddetti energetici, no? Una casa ben esposta ha dei costi di manutenzione, ma anche dei costi di riscaldamento, di coibentazione, eccetera, ridicoli. Una casa male esposta di subito di partenza ha dei costi altissimi per la gestione. Sembra banale, ma si potrebbe rimettere in discussione un intero paese, partendo dal piccolo arrivando fino alla città. E tuttora comunque questo è vincente, perché raccontiamoci il contrario, non è vero, ancora è vincente l'idea della macchina dominante. Per fortuna ci sono tante situazioni in cui questo sta mettendosi in discussione, quindi perfetto che sia così, e le cose importanti partono sempre dai bassi e da pochi. Non credo mai nelle soluzioni che vengono dall'alto, verticistiche, perché si ricade anche lì nello stesso problema che abbiamo oggi, cioè, e dall'alto c'è l'idea della macchina, e quindi è stato proposto questo. Se il giorno che daremo dall'alto l'obbligo di costruire e di coltivare i pomodori nelle case e nelle città, sarà una nuova forzatura, perché fisicamente, perché da sempre le persone devono sentire le cose che fanno e non essere obbligate a farle, hanno sempre vita breve queste cose. Molto importante questa idea, quindi, è che la città deve essere deve essere ripensata, deve essere riprogettata, e banalmente si deve ripartire da quelle che sono le entità e i fondamenti per cui sono state fatte le città, prima i villaggi, le tribù, eccetera, eccetera. Che se ne dica, malgrado l'evoluzione apparente con cui siamo andati incontro in questi migliaia di anni, continuiamo ad essere degli animali, e di conseguenza gli animali per prima cosa hanno necessità di cibo, di acqua, di un riparo che sia anche confortevole. Nella serie le caverne sono state abbandonate non perché gli spazi mancavano, ma semplicemente perché d'inverno era un freddo bestiale, d'estate un caldo umido tremendo, e di conseguenza chi abitava nelle caverne viveva meno che chi abitava nelle palafitte e successivamente nelle strutture più sane, e è un modo di pensare e di fare naturale. Vivere nelle città oggi non ci garantisce, non è
un qualcosa che ci ha fatto guadagnare insalubrità sia fisica che mentale, quindi sicuramente anche più avanti verranno superate per una questione proprio di intelligenza, ma ad oggi quello che ci fa specie è che non c'è più un pensiero di progettazione, si progetta in base a dei valori, a dei canoni che sono presentati dall'estetica, dalla funzionalità per la macchina e dal garage più che non da come sta bene la persona dentro. Chi di voi conosce Gaudì, che era questo architetto tra il pazzo e il genio, ma sicuramente una persona che rimane e rimarrà per secoli all'interno della conoscenza, specialmente in Occidente. Gaudì una volta è stato chiesto da un mecenate che ha chiesto da lui un progetto su una costruzione, e Gaudì, quando come sarà la mia casa, Gaudì ha detto: sarà una casa dove starà bene, perché secondo lui la cosa più importante non era l'estetica, ma era Gaudì, non è che disegnava i quadrati e i cubi, perché lui non era importante la forma che veniva, l'importante era la funzionalità, ma ancora più importante, una casa per la prima cosa deve far star bene le persone che stanno dentro. No? Pensate quanto è diverso da oggi. Oggi si fanno le case dietro un computo economico e quindi un tanto al centimetro quadrato, perché non più metri quadri, e veloci e chi più ne ha più ne metta. Quindi lo star bene fa parte di quelle che sono le nostre aspettative. Il cibo, l'acqua, lo star bene all'interno di un ambiente e la difesa. Siamo per troppi secoli, abbiamo vissuto con la paura qui del saraceno, da noi del bandito e chi più noi. La città ha dato delle risposte anche da questo punto di vista. Ad oggi che questo concetto può essere parzialmente superato, se vogliamo, no? Per la maggior parte dell'Occidente, non c'è questa necessità di dover vivere insieme a tanti altri per garantirci una difesa, e quindi sarebbe anche più utile riprogettarla proprio in questo termine. Sarebbe un'esplosione di energia e sarebbe anche questa una cosa molto importante. Quindi anche chi fa permacultura deve porsi questo obiettivo di far passare un messaggio per cui si possano riprogettare nuove città. Con Davide avrete fatto sicuramente le Transition Town, l'idea è già realtà, e quindi non sta a noi solamente aver pazienza, aspettare che i germi di questa nuova visione vengano riportati. Logicamente una cosa fondamentale è far ritornare il cibo all'interno delle città, e guardate bene, non è che distantissimo il tempo in cui il cibo faceva parte delle città. Io quando facevo l'università a Firenze nell'82, negli anni 80, quella che oggi è periferia centro di Firenze, in realtà, un giorno, in realtà, sì, ciao. Perché ne abbiamo diversi, perché... Sì, ci fa piacere, perché poi... Gli anche partner del progetto, quindi c'è stato tanto dibattito. Assolutamente, ci fa piacere proprio perché abbiamo molti architetti all'interno della permacultura, quindi... Dicevo, progettare la città, progettare gli spazi, ma anche riprogettare e reinserire degli spazi produttivi all'interno della città dovrebbe essere, anche lì la parola obbligatoria e sbagliata. L'obbligatorio fondamentalmente ti dice dall'alto, no? Ma comunque dovrebbe essere quantomeno favorito. E negli anni 80, dicevo, il centro oggi, periferia, allora di Firenze, quindi ha fisicamente 1,5 chilometri da Porta Romana, 1 chilometro da Porta Romana, che è l'inizio del centro storico di Firenze, non è un piccolo centro storico, è qualcosa di imponente storicamente anche parlando, erano tutti orti per la città. Ma anche per esempio il palazzo dove stanno i miei genitori, mio padre ha detto che da lì in poi erano tutti orti, io proprio questo ricordo, che al posto di questo palazzo. Assolutamente sì, ma anche all'interno delle città, assolutamente, all'interno delle città c'erano degli spazi e erano degli orti, avevano più funzioni, no? Ricordiamo la funzione sicuramente produttiva in primi, perché ricordiamoci sempre, tre volte diceva Chico Mendez, si può parlare di ambiente solo quando le persone fisicamente fanno giornalmente tre pasti buoni, parlare di ambiente, di sensibilità, di rispetto eccetera, quando non si riesce a fare neanche un pasto, non è così semplice. Quindi al primo posto viene comunque la produzione del cibo, poi viene l'aspetto sociale, che non è di poca importanza, ma comunque sia si riparte dal cibo.
avere del cibo sano di qualità all'interno della città non dovrebbe essere la fortuna di pochi, dovrebbe essere la giusta considerazione di tutti, per una questione etica, per una questione sociale. Progettare senza aver mangiato abbastanza è una progettazione di pancia, e spesso succede questo, e questo non va bene, no? Capite? E il cibo cittadino è pari, se non meglio, a volte di un cibo che ha viaggiato, spesso ha viaggiato, ma non solo, spesso è stato prodotto anche in situazioni veramente di pericolo, di rischio, e però nell'anonimato finisce e si confonde con tanti altri. Vedere ciò che si mangia è il miglior modo per capire e per sapere che quando si acquista sarebbe importante sapere cosa comprare, no? Quindi le funzioni sarebbero infinite e importanti, però quello che è importante è riportarle, riavvicinare la città, riavvicinare la campagna alla città. C'è un mio amico, si chiama Giannozzo Pucci, non so se lo conoscete, comunque è uno storico fiorentino, lui è un nobile fiorentino, però è una persona squisita. No, perché le due cose non vadano d'accordo, no, lo riaffermo, non perché le due cose non vadano d'accordo, perché a volte si sa quest'idea di persone che vivono in altri mondi, in altri ambienti, invece spesso non è così. Ma a parte questo, lui è da sempre questo pallino e a quest'idea che molti dei problemi che abbiamo oggi derivano non da contrapposizioni sui censo, sulla caste, su forme di primerato o meno, ma derivano dal fatto che abbiamo creato due mondi staccati, che è il mondo di chi vive nelle città, negli ambienti urbani, e chi vive al di fuori di questo. Quindi non c'è dialogo, non si parlano questi ambienti. Il cittadino frega, cerca, pensa e sogna di fregare l'agricoltore, il campestre, e il campestre di conseguenza fa lo stesso, cioè cerca, sogna e fa purtroppo prodotti per fregare il cittadino. E in mezzo a questo c'è un oceano, c'è un inferno, no? E bisognerebbe invece rimettere in connessione queste due cose, far parlare questi due soggetti apparentemente distanti, in realtà non lo sono, e con dei modi, i quali, ad esempio, sicuramente quello di riprodurre all'interno della città. È un sistema semplicissimo, no? Perché il problema del cittadino, se vogliamo, è salire su una macchina, un mezzo, e andare verso l'esterno, ma il problema anche dell'esterno è arrivare nella città. Il punto d'incontro potrebbe essere una fattoria cittadina. Guardate che, come vi dicevo, sono finite negli anni 80, ma fino agli anni 80 c'erano le fattorie grandissime all'interno della città. Su Roma c'erano delle fattorie dentro alla città, ma ancora oggi. A Roma potevano preso. Assolutamente. Bellissimo, tanti nei parchi urbani così estesi che sono utilizzati ancora proprio a livello. E secondo me questa è un'altra dimostrazione per cui ad esempio Roma, fra le grandi metropoli europee, è una di quelle che, se vogliamo, ha più resilienza. E Giannozzo, proprio per dimostrare questo, la voglia che ha avuto di questo, logicamente non avendo a disposizione ad oggi, perché nessuno glielo darebbe sicuramente, all'interno del centro storico una piazza per poter fare coltivazione, però si è creato sul tetto di casa un orto da 180 metri quadri. La cosa caratteristica e bellissima è che è fisicamente a 150 metri dal Duomo di Firenze. Cioè voi potete salire sui battistero, potete andare in una delle cose più belle di Firenze in assoluto, e dall'alto vedete questi tetti fiorentini, e poi a un certo punto una macchia di verde colorato tra fiori e produzioni commestibili, addirittura talmente tanta la voglia anche di dare un senso anche oltre a quello produttivo, ma anche, se vogliamo, di sensibilità, progettato anche per il babbo che è in una sedia a rotelle e che si può permettere di raggiungere fisicamente con le mani le aiuole, perché rialzate e ad altezza umana. Per dire cosa? Per dire che non ci manca di certo la tecnica, non ci manca la possibilità di farla, basta avere voglia di farlo, ci manca semplicemente una nuova visione, ma una nuova visione, perché quella che abbiamo ad oggi è, va bene, sperimentata, sembra apparentemente che funzioni, ma in realtà dà dei segni chiari di insofferenza, se vogliamo, se va bene, sta collassando, no? Diciamocelo francamente, il collasso è un malato e deve essere curato, però queste cure a volte sono troppo costose e non è detto che riusciamo sempre a permettercele. Il giorno che c'è un collasso, la cosa che è più bestiale è che la città non ha più resilienza.
Perché si facevano gli orti durante, sempre all'interno delle città? Perché si facevano gli orti durante le guerre, i famosi orti di guerra, sapete? I campi sportivi erano i primi che saltavano durante le guerre, i campi sportivi, la seconda guerra mondiale, ma da sempre le ville, i grandi giardini venivano sacrificati per produrre patate, cipolle, aglie, eccetera. A Berlino sono queste foto di questi campi di patate durante... È clamoroso, ma è così, anche il giardino quello comunale di Trani sicuramente dalla storia prima qualche incidente di percorso l'ha avuto. E sappiamo benissimo, siamo qua anche per dimostrare il contrario, ma fondamentalmente per l'immaginario collettivo e per la cultura media diffusa, ad oggi si associa il cibo a una superficie piana di terra. Noi possiamo e dobbiamo dare alternative a questo, però comunque capite bene che dal punto di vista di investimento energetico e culturale è più semplice coltivare sul terreno piano che non andare a costruire, a progettare su una superficie di cemento. Per fortuna, vi ripeto, con tutti gli studi che sono stati fatti negli anni precedenti da situazioni anche più disastrate delle nostre, oggi io mi posso sbilanciare e posso dire che è di pari, non c'è più questa grande differenza, addirittura secondo me, proprio perché è stato più forte l'indirizzo in quest'altra direzione, è più semplice coltivare in un giardino di casa, in un balcone, in un terrazzo, che non in pieno campo. O perlomeno è più semplice perché la nostra estrazione oramai è urbana, la nostra conoscenza, le cosiddette conoscenze antiche, molto legate quindi alla sensibilità della persona, sono molto ridotte e quindi in questa fase di transizione è più semplice avvicinare e fare coltivazione urbana che non in piano campo. Poi per fortuna, spero, nel breve, medio, lungo periodo si ritornerà alla coltivazione su campo, ma ad oggi siamo qua anche per dare delle certezze che si possono fare delle coltivazioni buone, sane e di quantità anche negli ambienti urbani. Quindi l'obiettivo, diciamo, il nostro obiettivo. Ma è normale che sia così. Fatto ma io sono qua per questo e perché ci credo, perché lo dicevamo prima. Io ho avuto la fortuna di conoscere 15 anni fa la permacultura, mi è piaciuta come tecnica agricola, mi piace come agricoltura, mi piace molto di più come agricultura. E da subito ho capito la potenzialità, ma non per quello che poteva essere la coltivazione in pieno campo, ma la potenzialità sull'urbano. Perché se sul pieno campo è una tecnica agricola e quindi può essere, anche se vogliamo, può essere anche superata nella specificità da un biodinamico spinto, con moltissima cultura, ma sulla parte, se vogliamo invece, sulla parte relazionale, sociale, architettonica, eccetera, urbana non ce n'è per nessuno in questo momento, ma non perché deve esserci una competizione, ma perché semplicemente si parte con un concetto di sistema che difficilmente si ritrova in altri contesti. E abbiamo il dovere di sperimentare in permacultura e di ricreare ambienti produttivi dentro le città, anche perché sono, se ci pensate, le città sono e raccolgono tantissima energia. Ma tantissima energia, ma in questo caso non è un'energia potenziale legata al terreno, ma è legata alle persone. C'è una concentrazione clamorosa di persone, che se vogliamo, nella peggio accezione, sono una concentrazione gigantesca di mani. Se proprio vogliamo andare a vedere nel tribale, tantissime mani significa tantissima potenzialità lavorativa. Ad ora inespressa, perché mille sono i fonti, le modi per non utilizzarla, ma nel momento che viene canalizzata sono migliaia, milioni di mani, e significa spostare le montagne intere. Quindi c'è una potenzialità clamorosa. Chi è che oggi non ci fa pensare alle mani in agricoltura? I mezzi, la potenzialità dei trattori, delle macchine, delle gru, eccetera, eccetera. Ma tutto dato per scontato, nel senso, oramai non crede nessuno, o pochi credono che questi mezzi che abbiamo la fortuna di avere sono un po' come i dinosauri di una volta, sono un po' come le prime invenzioni arcaiche. Oggi ce l'abbiamo, domani non ce l'abbiamo. Ma nel momento che non ce l'abbiamo si ritorna a delle forme energetiche molto più basse. Avere tante mani a disposizione non è poco così male. Il problema sarà far mettere in moto le mani da delle menti altrettanto valide. E in quel caso ci abbiamo da lavorare tantissimo. Infatti il lavoro più grosso in questa fase iniziale sarà la parte culturale più che non la parte manuale. Molti che vengono a fare dei corsi di permacultura, ad esempio, si lamentano che ce n'è poca di manualità rispetto alla parte culturale.
Ma il problema gigante è che oggi non è il nostro problema, non è la tecnica, non è la manualità, ma il nostro problema gigante oggi è la cultura. E quindi dobbiamo ancora lavorare su quella per poi passare a una sana, giusta anche operazione manuale. Ma le due cose devono andare di passo, pari passo, ma inizialmente la scintilla parte dalla cultura. E di solito in città c'è più cultura. E non è un caso che chi si avvicina spesso è una subcultura, però se, questo è anche vero, però se ci pensi è come chi impara a nuotare, poi può utilizzare più stili diversi, però il dato di fatto è che sa nuotare, no? Poi magari ti dicono guarda devi fare lo stile libero perché sei nato per fare lo stile libero, però mentre sei quelli che noti magari ti giri e provi a fare anche il dorso, nel momento in cui non sei neanche nato e ti dicono che non devi nuotare, il giorno che affonda la nave affoghi, giusto? Quindi normalmente funziona, io lo vedo così negli anni, in città si lavora sulla cultura e si deve lavorare lì, no? Con dei modi anche semplici, non è che della cultura significa chissà che cosa, non è che andiamo a cercare, non vogliamo ripartire da Leonardo da Vinci, vogliamo partire da delle soluzioni anche semplici. Diversamente nelle campagne si lavora sulla tecnica. Perché? Perché se io parlo a delle persone che vivono in città e gli faccio degli esempi produttivi, che ne so, perché sostituisco un aratro ad esempio con una forca ripuntatrice e gli faccio lo faccio a un cittadino, non lo apprezza, perché non conosce entrambi, perché quello che di cui io gli parlo è un sistema tecnico, non conosce, lo conosce poco, quasi per niente. Dal punto di vista culturale, figuriamoci tecnico, magari lo strabilio, gli do dei numeri che dimostrano che spesso è meglio quella che non l'altro, capisce che forse, perché glielo dico io e quindi magari si dice ma non è l'ultimo arrivato, ah, forse c'è una valenza, c'è uno storico, gli faccio vedere due slide e glielo dimostro, e mi dà della fiducia, ma non è quello che vogliamo, no? Perché si rimette in mano ad altre persone senza averlo capito. Se lo faccio a un contadino, magari, perché oggi non ci sono più contadini, una razza estinta oramai da 20 anni, a un imprenditore agricolo, invece lo capisce perché ha usato un trattore, perché nel momento in cui usa la forca, la pianta in terra, la solleva, capisce che il funzionamento è lo stesso e quindi è quello il modo con cui mi devo esprimere, parlare lo stesso linguaggio, no? E quindi nella città dobbiamo parlare con tanta cultura, perché su questo siamo sicuri che prima o poi troviamo l'attacco. Se invece parliamo di tecnica, si viene qua, si fa cassetta e si torna via tutti e due apparentemente convinti, contenti. Uno è sicuramente contento, l'altro capirà dopo un po' di giorni di non aver capito niente. Allora, di conseguenza, nella città dobbiamo lavorare sulla cultura. È più faticosa perché l'anticultura o le culture alternative, in questo caso, sono molto potenti, però da lì si parte. E come si deve partire? Si deve partire creando interesse, dando delle dimostrazioni che quello che si dice e si fa è facilmente riproducibile, perché altrimenti si corre il rischio di ricreare un altro castello, e un castello che però non ha le gambe e che quindi alla prima sbavatura, al primo cedimento, casca tutta la struttura. E questo qui è sbagliatissimo, perché si potrebbe veramente potrebbe diventare veramente il boomerang fatale alla Motella Fantozziano. E invece molto importante è far arrivare a un pensiero di progettazione, a trovare il modo per poterlo mettere in campo, quindi, e creare da subito, insomma, nei tempi logicamente legati alla natura, un ritorno che faccia subito capire che quello che è possibile fare lo è possibile proprio perché è semplice e perché è alla portata di tutti. E lì si innesca il meccanismo. Mi dicevi prima che siete rimasti sbalorditi, molti sono rimasti sbalorditi da vedere una piantina che emerge. Dalla germinazione del seme. Vi assicuro che sono convinto di questo, perché tantissimi, proprio a volte commossi, no? E magari dopo un 72 ore in cui gli spieghi i sistemi massimi, vai giù con Holmgren, che è veramente un filosofo, una cosa spettacolare, nel feedback finale chiedi qual è la cosa che più è piaciuta, la cosa che avresti fatto di diverso, e i più ti dicono, io aver visto che da un seme ne scema una piantina sono rimasto commosso. Bene, cioè nel senso vuol dire che ancora sei vivo.
vuol dire che ancora c'è una voglia di essere, di stupire e di essere stupiti, e quindi ci siamo, no? Cioè l'80% del gruppo che c'era era rimasta l'esperienza a scuola con l'ovata e la lenticchia. E perché erano una scuola magari di qualche anno fa, perché oggi manco quella fanno. Ma in realtà noi che lavoriamo con l'educazione ambientale, cioè che facciamo queste cose dentro le scuole, c'è magari quella scuola che è particolarmente sensibile, ma è tutto legato, siamo accorti, al docente. Cioè non c'è proprio, perché c'è un gruppo di docenti di scienze di una scuola media in particolare, sono ormai 3-4 anni che ci fanno fare i laboratori, sempre anche gli stessi, però loro ci tengono veramente tanto. Abbiamo fatto da Fabrizio fare il sapone, l'utilizzo degli oli di cucina. Esatto. E anche, le armi, no? E quest'anno abbiamo fatto per la prima volta l'esperienza della coltivazione fuori suolo, e siccome io sapevo più che doveva essere, io sapevo che fatto il laboratorio per ragazzini quella cosa rimaneva lì a morire convinta, quindi ho cercato delle piante che potessero, proprio rustiche, che sapevo che se anche se le fossero dimenticate avrebbero superato la prova, con una serie di sistemi, questo delle palle di fico d'India, tutta una serie di cose, molte pacciamature, ma in effetti ancora stanno andando. Però da lì abbiamo cercato le piante, ho detto che facciamo tutte piante nutrici delle farfalle, e gli avevo detto alla docente, ma lo sa che c'è un giardino dove fanno il butterfly watching? E lui ha detto, ah, allora organizzami tu la visita, e siamo andati con tutte le classi a vedere questo giardino monopi. Cioè abbiamo capito che tutto sta nella loro, in queste tre docenti, se non ci fossero state loro. Assolutamente così. Però sono state loro che mi detto, ok, io le ho buttata lì, guarda che se c'è tempo un giorno vado a vedere questo giardino botanico, perché è una meraviglia incredibile, in più fanno attività. E invece mi hanno fatto organizzare la gita con le classi. Quindi si capisce bene che quella famosa cultura che in teoria dovrebbe essere diffusa dentro una città, a volte ci saranno dei segnali, però fondamentalmente fra le due è più comprensibile a puntare sulla cultura in una città e sulla tecnica in una campagna, no? Capite? E quindi ce n'è di molta strada da fare. Io insegno anche in un liceo in questo momento, e per fortuna insegno permacultura, per dire come. La materia ufficiale sarebbe? È un liceo di indirizzo stagneriano, però comunque sia insegno permacultura. Ah, il liceo stagneriano? Sì, quindi significa che per fortuna, dai, si riesce a sdoganare anche quello che apparentemente sembrerebbe la materia del diavolo, no? E invece sono tutti abbastanza convinti e contenti di questa cosa, ma ti rendi veramente conto del livello della cultura dei ragazzi di 14-16 anni, e è veramente preoccupante. Ma è veramente preoccupante, perché sono molto più bravi logicamente con i sistemi informatici, ma dall'altra parte uno si aspetta che perlomeno l'ABC lo abbia, non c'ha neanche, cioè non sono neanche la A. E quindi forse sarà il caso che, cioè, io una cosa che ho capito in questi anni è che abbiamo la parola calma è molto importante in permacultura, non so se ve l'hanno detto, ma bisogna proprio lavorare tutto con calma. Cioè, se uno ha fretta non funziona, ma questo è normale, è giusto che sia così. I sistemi naturali si muovono con lentezza, con tantissima lentezza e con calma. Quindi pensare che dalla mattina alla sera si sostituisca un sistema con un altro e che venga fatto con velocità non è naturale. I nostri cervelli forse non sono adatti per fare questo, i nostri corpi non lo saranno, i nostri ambienti non lo saranno stesso. È ancora un'assunzione di dominanza, no? Dire ha trovato il sistema per risolvere il problema dell'Occidente, facciamo permacultura. Non è così. E quindi questa dose di calma la devi avere, però a un certo punto ti rendi anche conto che forse tanto tempo non ne abbiamo. E quindi tutte le occasioni sono buone per poter fare, per divulgare, per far capire quale potrebbe essere un nuovo modo di progettazione e realizzazione in permacultura. Forse è bene prenderlo in considerazione oggi, proprio perché, vi ripeto, non è che abbiamo questi tempi biblici a disposizione. Allora, siamo partiti per cercare di trovare un contesto e perché siamo qua, e lo trovo molto calzante, ripeto, io ho fatto tanta esperienza per creare nella creazione dei momenti di incontro nella permacultura urbana, e ho puntato subito su Roma perché mi tornava semplice, perché mi piaceva, perché adoro come
la città di Roma in tutti i suoi aspetti, anche se vuoi anche nell'aspetto più brutto, che è quello del traffico, perché quello è figlio, è frutto di una, di un pensiero, però è anche la manifestazione esterna di un'entità che sta sotto e va rispettata, e dalle manifestazioni esterne si capisce qual è il disagio, e quindi non c'è bisogno di curare la malattia, o perlomeno non si cura la manifestazione, ma bisogna che curiamo il disagio che sta sotto. E quindi vedrete che se quando il giorno che riusciremo, forse speriamo, a mettere mano alla patologia dal basso, si riuscirà da subito a curare anche l'esterno. E comunque ho visto dei progressi giganteschi anche su Roma, quindi sono ancora più convinto che sarà una città, proprio perché eterna, millenaria, perché non nasce per un caso, per una serie di motivi, troveranno anche la loro via maestra su questo. La progettazione in permacultura è una progettazione, se vogliamo, al pari di altre progettazioni, nel senso, chi progettare una città per un urbanista avrà un senso con la propria conoscenza, per un ingegnere lo stesso, per un ingegnere, cioè ognuno può progettare una città. Logicamente dobbiamo capire quali sono le, e perché magari forse progettare in permacultura ha più senso in questo momento storico forse, e quali sono le sue valenze, ma dobbiamo capire anche quali sono poi i principi su cui si basa questo, e perché è diverso da un'altra progettazione, con tutto il rispetto delle altre forme, no? Sapete bene che chi fa permacultura parte dal presupposto che tutti hanno ragione, ma tutti, anche il boia che taglia la testa alla persona ha ragione, perché fa una funzione per cui viene chiamato ed è a fare, ed è pagato per quello, la sua funzione comunque esiste, perché prendersela col boia, no? Se non sarà un boia, ci sarà un altro che farà la stessa funzione. Mollison diceva che perché fare la guerra all'imprenditore agricolo e fare una guerra contro gli aratri. Gli aratri sono un po' la semplificazione della distruzione dell'agricoltura nell'Occidente negli ultimi 50-60 anni. Dobbiamo creare dei sistemi per cui l'aratro non sia più efficace. Perché? Perché è il modo più semplice, risparmio un sacco di energie e mi vado a cercare soluzioni alternative semplici e, se vogliamo, anche molto più carine, no? Quindi se io vado contro un sistema perdo un sacco di energia. Comunque sia, anche, posso anche vincere, ma nella battaglia qualcuno ci ha rimesso, qualche morto ci è scappato. Può essere il tempo, può essere la soddisfazione personale, può essere che è talmente lunga la battaglia che nel frattempo abbiamo perso la guerra, no? E allora abbandoniamo l'idea che gli altri sbagliano e partiamo e diciamo: non facciamo così, se ci credete venite dietro, se non ci credete amici come prima, pace. È un principio della permacultura, lavora per, punto o virgola, mai contro. Le Sibille romane, le conoscevate? La Sibilla diceva: le mamme e le mogli dei guerrieri romani andavano a chiedere alle Sibille se il marito o il figlio sarebbe tornato dalla guerra, e la Sibilla gli diceva: andrai e tornerai, non morirai in guerra. Okay? Poi magari la moglie o la madre tornava lì dalla Sibilla e le diceva: ma scusa, è morto, me l'hanno portato crocifisso, e sono sicuro che è morto. Ma io ti ho detto: andrai e ritornerai, non, virgola, morirai in guerra. Quindi il posizionamento della virgola, logicamente, mentre si dice quella parola, lei lo riscriveva e spostava la virgola dove volevi. No? Cioè, questa ce l'hanno tramandata perché dovevano distruggere le Sibille. Poi chi conosce la storia sa benissimo che le Sibille invece erano portatrici di tantissima cultura. Però per dire cosa? Non abbiamo necessità di fare la guerra all'architetto, all'ingegnere, all'urbanista, al paesaggista. Cioè, onestamente, il famoso chi se ne frega, no? Allora, qua come si fa? Come facciamo? Chi è arrivato a questa elencazione, se vogliamo, a questa metodologia, l'ha fatto partendo dal presupposto che con questa nuova visione non c'era bisogno di andare contro nessuno. Perché? Perché era una visione, era un sogno, una visione, quindi i sogni, voi quando sognate la notte ammazzate nessuno. Male che vada, la mattina mettete in pratica la visione e il sogno, se funziona verrà tramandata, se non funziona finisce nella notte. Allora il sogno era quello lì di rivedere e di riprogettare con un metodo, se vogliamo, più semplice,
E allora, e hanno introdotto questo concetto delle energie e della zonazione. Non so se l'avete fatto specificatamente, comunque io ve lo ricontestualizzo a questo sistema, e quindi ogni elemento che noi dobbiamo progettare può essere visto, osservato, studiato e progettato partendo da, innanzitutto, dalla chiara osservazione e dalla comprensione di che cos'è quell'elemento. Cioè, molte volte siamo chiamati a progettare e vediamo quell'immobile e diciamo, vabbè, quell'immobile dove lo devo e dove lo inserisco? Lo metto lì perché... per una serie di necessità, primo perché è alto 1,80 m e quindi non lo posso mettere sotto una finestra, oppure è legno, va bene, d'accordo con legno, ora dal punto di vista architettonico sono una frana, quindi perdonami, poi magari alla fine esce spesso il classico discorso molto occidentale del 2000, dice no, non lo metto lì perché non mi fa... non mi sta d'accordo con i colori del bianco, della funzionalità, no? Del fatto che magari si veda, magari che entra in connessione, è ideale per chi usa quella biblioteca, non ci si arriva mai, no? Come la persona poi raggiunge l'obiettivo. Che entra qua e dove prende dei diritti. Capito? Però magari quello lì non viene manco preso in considerazione. E... guarda, 15 giorni fa sono stato a Firenze, c'era un dibattito, c'era un incontro fra i bioarchitetti italiani, c'era anche il vicepresidente dell'ordine, che fra l'altro mi sembra pugliese, il vicepresidente dell'ordine degli architetti italiani, una persona anziana, non può conoscere, avrà 75 anni, è già una persona molto bella, molto speciale. No, scusami, era napoletano. Ora mi ricordo perché ha fatto una battuta tipicamente napoletana. Insomma, è stato molto interessante a parte di tutto, no? Purtroppo, come sempre in questi ambienti, pochi giovani. E quindi trovi che la sensibilità è diffusa nelle persone più anziane, poi c'è un vuoto generazionale e i nuovi che arrivano, due, però motivati, capito? Però c'è proprio questo, la mia generazione andrebbe proprio fisicamente bruciata, tipo Savonarola, chiusa parentesi. E, insomma, non vi racconto il dibattito perché è stato lunghissimo, però alla fine tutti convergevano su questa idea che in questi anni troppo è stata il dominio della burocrazia, quindi in tutte le sue forme, no? Cioè di piani paesaggistici, ma peggio ancora piani urbanistici legati a misure, all'indice di calcolo, eccetera, eccetera, e quindi si sentono tuttora soffocati da questi parametri e quindi non c'è stato diciamo non è stato possibile, proprio anche se voluto, anche se c'era la volontà, dare spazio alle idee e peggio ancora dare veramente spazio a quella che doveva essere in primis l'esigenza degli abitanti, no? Cioè, quello che si diceva prima, la città non è stata costruita per le persone che vivevano nella città, ma è stata costruita dietro a una serie di richieste e la richiesta più grande veniva dalla macchina fondamentalmente. E quindi tutti quanti a lavarsi, a spargersi la testa di cenere, e Giannozzo alla fine ha fatto un esempio dicendo che lui è stato assessore al comune di Firenze, alla città di Firenze, comune di Firenze, e lui purtroppo non è riuscito a no, questo Giannozzo è vecchio, è diversamente giovane, non è riuscito comunque a opporsi allora alla progettazione, alla realizzazione di un piano di una zona di Firenze che si chiama Osmannoro, e era diventata una zona industriale fondamentalmente, e tutti erano concordi a dire che quanto di più brutto abbia mai prodotto la città di Firenze dalla storia dagli Etruschi in poi. E Giannozzo dice, io ho assistito a questo, non sono riuscito a combattere abbastanza sufficientemente all'interno neanche della giunta comunale, è andato un perso da questo punto di vista, ma quello che a lui faceva rabbia e stupore è il fatto che l'architetto che aveva progettato quello gli aveva confidato, e per certo, che non aveva mai visto il posto. Aveva progettato, ma qualcosa di importante, capite? Non è che si parla di un ettaro, si parla di un'area che sarà una cinquantina di ettari, forse più,
tutto progettato in una città come Firenze, mi ricordo, dove se ti arrestano, se pianti una carota che è profonda 30 centimetri perché ci sono dei vincoli a volte assurdi, e avevano progettato a norma, a regola, con tutte le certificazioni eccetera, un'intera area gigantesca senza averla mai vista, tant'è che sembrava la vendetta del fato. L'architetto il giorno prima di consegnare il progetto è andato a vedere il posto e non so che incidente ha fatto con la macchina, se è caduta in una rupe, che qualcosa ha combinato, insomma, come se fosse stata la maledizione, sai, divina. Quindi, per dire cosa, lei lavorava e ha fatto il suo lavoro perfettamente in regola su quelli che sono canoni che sono stati richiesti e che sono vincenti. Riprogettare per quello che invece è l'esigenza della persona o l'intelligenza che abbiamo detto prima è un compito fondamentale. Quindi la contestualizzazione deve essere alla base. I principi di progettazione sono semplici, sono come gli altri. Quello che ci si mette di diverso, veramente diverso, è l'osservazione. Non si dà per scontato l'osservazione. Cioè, nel senso, io posso progettare un tetto, posso progettare un giardino di 1 metro quadrato e lo posso fare anche abbastanza velocemente, ma quando la superficie incomincia a essere 100 metri quadri, 200 metri quadri, ci deve essere un'osservazione bestiale, veramente potente. Un progetto di permacultura non può essere progettato, non può essere realizzato il progetto prima di un anno. Cioè, dire a un committente, no? Tradotto in proprio papale, dice: guarda, io ti progetto la tua azienda, ti progetto la tua superficie, il tuo sito, però da subito te lo dico, io prima di un anno non te lo porto. Cioè, capite che per il 99,9% delle persone, a meno che non siano persone, che per una fortuna, una sfortuna loro, perché a volte è anche sfortuna entrare nel mondo della permacultura, per una fortuna loro non hanno partecipato a una cosa del genere, capite bene che vi siete già subito giocato il cliente potenziale. Ma perché un anno? Perché non può essere altrimenti. C'è una tribù America Latina, che ho visto questa cosa, mi ha fatto proprio senso, nel senso. E gli hanno chiesto come mai avevano smesso di fare gli edifici pubblici o le strutture pubbliche, e uno dei capi di questa tribù ha detto che hanno smesso perché non hanno più la tecnologia giusta, perché per loro costruire un qualcosa di pubblico deve avere minimo la durata di 1000 anni, capito? Cioè, e noi siamo arrivati invece a dimenticarci tutto questo e, capito, non lo allungo, no? Capite bene in che condizione invece siamo. E per poter progettare, realizzare cose che abbiano un senso e che possono durare con semplicità centinaia d'anni minimo, cioè, immaginatevi che abbiamo ad oggi abbiamo dei ponti romani a Roma che hanno 2000 anni e che stanno perfettamente in piedi, e sappiamo benissimo che abbiamo dei ponti che 150 anni fa sono stati fatti e sono stati portati via dalla prima piena. Allora, se dobbiamo giudicare in base a questo risultato, usciremo la famosa scienza, la famosa tecnologia uscirebbe completamente distrutta. È un guaio, perché se confondiamo il tutto potremmo buttare alle ortiche comunque sia 50 anni di una storia, non solo di una storia, ma anche di buoni geni e anche di buone realizzazioni. Purtroppo sappiamo benissimo che a volte nei passaggi l'uomo ha tendenza a fare tutto di un erba un fascio, quindi si potrebbe veramente tornare a un medioevo, non è auspicabile, no? Quindi sarebbe molto più interessante far emergere ciò che di buono è stato fatto, però partendo dal presupposto, dalla considerazione che magari va rivisto il totale. Quindi riprogettare e creare situazioni semplici e facili. Poi la permacultura, la città medievale, si è presa un po' ad esempio. La città medievale, certo. Sì. Ma poi il medioevo mica era così male. Cioè, ce l'hanno fatto. È stato durissimo dal punto di vista sociale, certo, religioso, certo, eccetera, ma poi in realtà dal punto di vista efficienza. Non era così male, perché è stato un punto di basso, di dove le energie erano veramente poche, però si sono dati da fare. Se fosse stata la fine del mondo, il Medioevo, non ci sarebbe stato poi il Rinascimento, no? Quindi il Medioevo, dal punto di vista ecologico, per esempio, è stato favoloso. È stato il miglior sistema per riforestare l'Occidente. Questa visione pochi l'hanno sanno, pochi l'hanno vista, la approfondiscono, pochi la valutano, ma è stato fondamentale. Perché la fine dell'impero è tutto, è significato abbandono clamoroso
di un certo modo di vedere e di fare, ma è stato anche un ritorno a, a dei sistemi silvestri, agresti, molto forestali, e quindi è ritornata la foresta, sono riforestati milioni di ettari. E il Rinascimento e gli anni successivi se ne è avvantaggiato di questo, perché ha ritrovato legno, ha ritrovato carbone, se vogliamo, per tutti gli investimenti successivi, eccetera. Quindi è la visione sempre, no? Durissimo da quale punto di vista? Dei quadri, delle forme esatte. Delle relazioni sociali, cioè, sì. Vabbè, ma poi di fronte all'esigenza della povertà si diventa molto brutali, quindi cioè, quello che ci arriva del Medioevo di come era. Spesso, secondo me, è anche quello che ci arriva scritto del Medioevo, che spesso è scritto da chi ha tutto interesse a trasmetterci certe visioni, no? Ci è arrivato un periodo in cui sì, ma è stato anche perché cioè è stato poi anche utilizzato per dire dove si era arrivati a toccare il fondo, come siamo arrivati con l'illuminismo, poi successivamente con l'era industriale, no? Dice noi la grande industria siamo riusciti a passare dal Medioevo un pochi anni all'industria, eccetera. Il Medioevo magari poteva durare ancora 10.000 anni. Con la grande industria in 200 anni ci siamo giocati i due quinti della terra utili nel certo. mondo, insomma non lo so quanto riusciremo a tirare avanti con questo sistema, quindi dobbiamo a livello sicuramente di individuo, cioè e di popolazione, non individuo, a livello di popolazione e di razza, il Medioevo era, se vogliamo, era più resiliente dell'Occidente di oggi e lo ha dimostrato. Noi dobbiamo dimostrarlo di essere resilienti. Il giorno che finisce il petrolio non schiantiamo, questo è matematico. Ma non schiantiamo non significa far schiantare 3 miliardi di persone, no? I 20-30 milioni del Medioevo. Quindi sempre molto, molto, la visione è sempre molto, molto legata a ciò che è il nostro obiettivo o il nostro pensiero, no? Però ci sono dei dati oggettivi che andrebbero un po' considerati, no? Quindi l'osservazione è fondamentale e l'osservazione deve essere fatta a 360 gradi. Quindi la conoscenza vera dell'elemento, degli elementi, deve essere proprio totale. Cioè, porsi delle domande semplici, no? Le caratteristiche intrinseche di un elemento. Questa è una sedia, no? Quali sono le caratteristiche intrinseche? Il materiale di partenza, se è calda, se è fredda, se mi fa sudare il culo, come si direbbe. O altre situazioni particolari, e così è, no? Nel senso, queste sono caratteristiche, altezza, dimensione, quanto mi costa dal punto di vista energetico, avrebbe anche un senso. Di un animale, di una pianta, di qualsiasi cosa che noi andiamo a vedere, un'analisi attenta ci fa capire tante cose. Sapere, ad esempio, che non tutte le cose sono uguali, no? Noi diamo per scontato, ad esempio, che un animale è uguale a un altro, perché è un animale. Una pianta è uguale a un'altra perché è una pianta, in realtà non è così. Pensate alle variabili che esistono fra un cactus e una sequoia canadese. Dire che sono piante e si comportano alla stessa maniera forse non conoscere niente. Però ricordiamoci, c'è molte persone che ad oggi credono che i polli nascono nei banconi del supermercato. E non è così purtroppo. Ma io il mio primo tacchino vivo l'ho visto a 20 anni. Allora, io ho finito un corso ieri l'altro, sono qui da un corso, mi è toccato perdere un'ora e mezza per spiegare a delle persone, tutti laureati, non ce n'era uno che non aveva una laurea, estrazione molto cittadina, è vero, però non ce n'era uno che non aveva apparentemente una cultura, mi è toccato spiegare che le galline producono le uova, che possono produrre le uova anche senza il gallo, ma quello che è clamoroso, mi è toccato spiegare che senza il gallo non nascono pulcini. E ci ho messo più di un'ora, tranquilli, leggermente, senza entrare a suscitare, perché se ti vuoi perdere delle persone per strada, è quello il miglior sistema, perché se fai capire all'altro... Lo sapete che quando io faccio... Non è possibile, se ho studiato biologia 2 ore nella tua vita, che non serve. Dopo che era lasciata le scuole medie, non l'ho capito più. Ci sono anche forme di analfabetismo di ritorno anche nei laureati. La troppa carta ammazza anche i cervelli. Però comunque sia, l'importante è viverla in maniera molto semplice. No? Io trasporto l'informazione e dall'altra parte non devo giudicare, perché se giudico faccio male. Ma
e poi specialmente se dimostri a uno che magari malgrado la sua volontà, già il fatto che lì è un'acquisizione di responsabilità, è una voglia dimostrata di voler cambiare, lo fai sentire troppo distante da quello che è semplice, te lo sei perso. Quindi ben venga un approfondimento che comunque è necessario, ma questo per farci capire dove siamo. Vabbè, io neanche un mese fa, allora c'è il, diciamo, il lavoratore dal basso ha uno sponsor, nel senso che è un vivaio, una coppia di persone schizzate che vivono ad Altamura e hanno tutto appunto un approccio proprio alla professione di vivaista molto particolare, quindi così vanno anche loro, cioè, ma il signore che ha 60 e passa anni va a togliere le larve delle cavalle a mano 3 volte al giorno dall'orto, per dire, e loro hanno tantissimi animali, un maiale da compagnia, Valentino, e hanno le galline, però io, cioè, ci sono delle cose che non, cioè, che non ho nessun problema, mi guarda, io questa cosa non l'ho mai vista, allora lei mi ha portato dentro al pollaio, mi ha spiegato tutto il fatto di quando la gallina diventa chioccia, che non tutte se le vogliono covare le uova, allora questa quella che per sbaglio si la mette sulla cosa degli altri, la lei per riconoscere le tinge con lo zafferano le uova, quelle che capisce che vengono covate, no? Perché poi le altre gli vanno a mettere le uova sopra. Allora, cioè, tutte cose stupidissime che se io non avessi visto in quel momento non avrei mai saputo, perché di fatto posso averlo studiato, ma di fatto non ci ho mai avuto una gallina io. Ma sì, ma infatti è questo che ti dicevo, no? Quindi siamo in un contesto in cui la distanza fra la città e gli abitanti della città e la campagna, gli abitanti della campagna, è veramente abissale, non è mai stato così, ma non poteva, e non è neanche sostenibile. Com'è possibile che sia sostenibile? Perché ci sono le energie che si muovono, ci sono le macchine e gli automezzi che spostano i beni fondamentalmente e che possono permettere alla gente della campagna di stare in campagna, vivere la propria vita nella propria dimensione, e chi, dall'altra parte quelli che vivono in città e si possono permettere di farlo senza scambiarsi una parola l'un con l'altro. Ma solo perché abbiamo energia a sufficienza per far questo, no? Perché prima l'incontro era necessario. Il cittadino che sceglieva di vivere in città doveva per forza comunque spostarsi per andare a prendersi cibo. Se era all'interno della città era semplice e veloce. Se era più lontano, o c'era l'intermediario che era il commerciante, eccetera, o altrimenti comunque era un'assunzione di fatica. È anche vero che dall'altra parte c'era il contadino che veniva in città a vendere la propria merce. C'era l'incontro. È nell'incontro che c'è uno scambio e c'è un arricchimento e c'è il rispetto. Nel momento che io non ti conosco, il 90% degli imprenditori agricoli di oggi produce il cibo per il mercato e poi in un angolo il meglio, il posto più pulito, produce per se stesso e mangia quella roba là, perché sa benissimo che quella roba che produce per il mercato è velenosa. Il cittadino fa lo stesso, sa che il contadino lo frega, farà di tutto per fregarlo, aumenta la burocrazia in modo che il contadino, quando va a lamentarsi, dice: ma guarda che io non riesco a guadagnare la lira. Io sono rimasto alle lire, sono diversamente giovane, non riesco a guadagnare un euro perché il prezzo di partenza è troppo basso. Il cittadino dice: ma non è, sei un ladro, lo sappiamo benissimo, ti abbiamo regalato un sacco di soldi per cambiare il trattore, e al mercato la roba costa un sacco di soldi, sei sempre il solito fregnone, muoi, dimmi, hai da morire, ok? E quindi in questo incontro, o parziale incontro che non esiste, si crea una guerra fondamentalmente di intenti, ma anche reale, e chi ci rimette è chi sta nel mezzo, no? Nel senso, i bambini, gli anziani che sono costretti a mangiare cibi tossici. Perché? Perché non si è più un'idea di insieme, non c'è più un'idea di sociale, e c'è la battaglia della giungla. Osservare un elemento a tutti gli effetti è fondamentale, quindi c'è una perdita apparente di tempo e di energia incredibile a osservare un elemento, perché così deve essere, non deve essere dato per scontato, non può essere un pezzettino di carta che si sposta su un progetto. Quindi dobbiamo conoscere a fondo un orto, per capire la potenzialità di un orto, ma anche i problemi di un orto, non può essere progettato in un giorno. Bisogna aspettare almeno 4 stagioni, perché io devo capire qual è la temperatura massima che arriva durante l'estate, la temperatura più fredda durante l'inverno, perché in base a quella sceglierò le piante da mettere. Andare storicamente a cercare i dati per sapere qual è stato il periodo o l'anno più freddo e sapere a quanto è arrivata la temperatura, è logico che non posso andare nel 1200,
però nell'ultimo cento anni possiamo andare a vederlo, possiamo però sapere anche altre informazioni storiche che ci daranno degli agguagli, però poi la carta, la mappa non è il territorio, dicevano i vecchi, no? Se si è verificata, se ci sono incendi, se ci sono forme patologiche particolari, ci sono delle zone che so, ancora ad esempio sono zone in cui arrivano le cavallette in Sicilia, no? Quindi sapere se arrivano le cavallette è importante, se permette. Ecco, vedi, io ero rimasto. E arrivarono anche in città, però sulla purtroppo poi passano direttamente nei veleni, anche nel parco. Il napalm. Sì. L'ho ripetuto preventivamente, anche per due anni successivi. Io mi ricordo questa cosa. Si è stato un ecatombe, quando c'erano cavallette era pieno di rettili, c'erano ramarri che attraversavano la strada così, quando giravano. E infatti esplodono i numeri. Poi niente, cioè adesso è raro vederne uno. Ramarro che li abbiano avvelenati durante quei 2 o 3 anni parecchi. Direttamente e indirettamente è andata a finire così. Questo qua per dire cosa? Perché dobbiamo veramente progettare perché abbia un senso e perché sia sostenibile, no? Io racconto sempre che questa cosa. Io faccio orticoltura o anche orticoltura, coltivazione, quando voglio fare un orto. Ho un terreno, vado da un vivaista e prendo 4 piante senza conoscerle, sapere che voglio 4 pomodori, prendo 4 pomodori indistintamente, vado nel mio appezzamento, faccio 4 buche, ci metto il fertilizzante chimico, quello che è, e ottengo il risultato, è orticoltura. Faccio permacultura quando vado a scegliermi il vivaista, mi scelgo le piante antiche, se sono qua al sud scelgo pomodori seccagni. Okay? Seccagni significa che non hanno bisogno di acqua o di pochissima acqua, che una volta messi a terra con pochissima acqua riescono a produrre. Ce ne sono ancora per fortuna. Sì, c'è un seed saver che spaccia semi. Perfetto. E non approfondiamo questo perché altrimenti scivoliamo tranquillamente nell'illegale. Ti darò il nome. No, dammelo fuori che nessuno ci senta. Non fate girare una voce, una parola di più di quelle che abbiamo detto ora, che anche chi intende. Allora, ci sono pomodori seccagni, per questi ambienti benissimo, ci sono ambienti in cui piove, il Friuli Venezia in Giulia, ci sono delle zone a piove, 3000 mm di pioggia all'anno. Si progetta tutto per togliere acqua. Allora, Trani, quanto piove durante un anno? 500? 600? Tra i 300 e i 500. Ah, 300 e 500 siamo sì, veramente... Moltissime. Sì, quest'anno è un anno particolarissimo. A dimostrazione, per fortuna, che Gaia si sta scocciando e si sta dimostrando per chi gli ultimi che non vogliono ancora capire che ha immesso in moto, proprio perché, sapete, l'omeostasi, no? L'energia da qualche parte si accumula ma si sfoga, ok? E quindi... Piantare a 300-500 mm di pioggia va benissimo per fare cereali, anzi, e non è un caso che in Puglia da sempre si fanno cereali a costi ambientali molto bassi. Ma è dura fare delle coltivazioni, magari tipo mais, che richiedono quantitativi d'acqua stratosferici, magari si possono anche fare, ma prosciughiamo i laghetti e i bacini che dovrebbero dare acqua per altri scopi. E quindi intelligentemente non andrebbe neanche proposto il mais. Okay? O tutte le altre coltivazioni che richiedono acqua. Okay? Sicuramente mi confermerete che purtroppo verrà fatto da qualche altra parte. Sì, mais, sorgo... No, sto pensando, i nostri primi coltivazioni più vicini è da Lamurge, poi da Corato Andrea, però moltissimi legumi si fanno, molti cereali. Per fortuna. Cioè, dalle parti nostre mai spogliato. Per fortuna, almeno questo è rimasto intelligentemente così. Però se nasceva un finanziamento per fare il mais, tranquillo. Sì, che... ha spiegato tutta la Lamurge per gli incentivi a ettaro per il grano. Ecco, ok. Allora, la conoscenza del territorio, l'osservazione della pianta è veramente fondamentale. Per troppo tempo, lo abbiamo ricordato prima, si progetta in ufficio.
giusto? Sì, ma ora abbiamo i computer, per fortuna, almeno ci andiamo a vedere dall'alto qualche vista aerea, qualche mappa catastale antica, ma Google Map. Ma non si scappa più neanche dagli uffici, lo sapete, no? Cioè, per piccole pratiche, lo fai tutto da te, tutto dai computer, no? Pensate quanto siamo distanti da questa storia, no? Allora, tornare invece a rivedere, quindi le precipitazioni medie anno e tutte queste situazioni, deve essere obbligatorio, ma obbligatorio, no? E riportarlo poi, cioè, c'è due momenti, due fasi. La prima fase, io la chiamo la fase geometra, le geometra, no? Acquisire più dati possibili, immaginabili, su cartaceo, su informatico, chi più ne ha più due, e riportarle tutte all'entro, perché tutto serve. Per esempio, la toponomastica è favolosa. La toponomastica è favolosa e lo era ancora di più perché prima tutto veniva chiamato in una maniera semplice, intuitivo, perché i nostri nonni, noi scontiamo, sapete, era una cultura molto recente, no? Perché che se ne dica, diamo tutti per acquisito e scontato che siamo tutti letterati. In realtà l'Italia, fra i paesi occidentali, è quella che ha avuto un indice di alfabetizzazione il più tardi in assoluto, cioè nel senso nel 700 il 50-60% degli inglesi sapevano leggere e scrivere. In Italia mi sembra che abbiamo superato il 50 negli anni 30, cioè nei primi anni del secolo, nel 1900, ancora avevamo indici di analfabetismo al 90%. In nazioni tipo Belgio, Olanda, eccetera, avevano il 90% di alfabetizzazione. Quindi abbiamo, se vogliamo, una cultura cartacea molto ridotta, ma avevamo una cultura invece memorica, esperienziale, favolosa. Ma favolosa, è stata molto più importante quella che quella cartacea. Vi faccio un esempio banale, no? Se esce dalla permacultura, ma entra nel buon senso, è più facile fregare scrivendo che raccontare con la parola. Come si costruiva l'informazione con la parola? Io ti trasmetto l'informazione e ti certifico io, in prima persona, che quell'informazione è giusta. Se ti dico che il grano viene meglio se lo leggo con un filo e lo appendo da quell'asse, e te, dopo un anno, il grano non è cresciuto, anzi, si è marcito e non ha funzionato, non c'è bisogno di girare tanto intorno. Il primo giorno che mi incontri per la strada, mi sputano un occhio, no? Considerate che veniva da lontano, tipo nel Medioevo si piantavano un chicco di grano e si raccoglievano tre chicchi di grano. Se uno si inventava una tecnica che non funzionava, non si sputavano negli occhi, si aprivano. Fisicamente cacciavano fuori il coltello e si aprivano, no? Perché significava la morte di una famiglia sbagliare. Quindi le formazioni erano tutte poche, ma puntuali. Io oggi mi posso permettere di scrivere un libro, se sono le conoscenze giuste posso anche venderlo. Chi è che mi rintraccia? Uso anche uno pseudonimo. Pensate quando si è aperto il mondo della televisione, quante cazzate vendute e date per, chi l'ha detto? Il telegiornale. Il mio nonno è cresciuto dicendo, cioè è invecchiato dicendo, l'ha detto il telegiornale. Poi è nato anche il TG4, sono peggiorato ulteriormente. E lì sto zitto, no? Nel senso si aprirebbe un mondo. Quindi l'informazione quanto è importante allora a quel punto ricontestualizzarla l'informazione. Se io ho 50 carte, la geologica, la vegetale, la botanica, insomma, la carta la pluviometrica, quanto piove, eccetera, io ho tanta carta, ma non mi devo fermare là, no? Questo fa la differenza fra un permacultore e chi fa una progettazione normale. Io devo andare a contestualizzarla, cioè nel senso, prima di tutto una carta non è un territorio, che è fondamentale, ricordatevelo sempre. Secondo, all'interno della carta, una visione geologica, capite bene che un affioramento anche di 5 metri quadri, se ti capita nel tuo terreno, è diverso che non l'affioramento pliocenico, oppure le argille, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricontestualizzarlo è fondamentale, e questo non lo puoi fare se non andando a vivere il territorio, ma proprio fisicamente, in ogni centimetro quadrato. Cioè, io prendo la stratigrafia del terreno, su una mappa geologica, su una carta geologica, è bellissima. Io ce l'ho in casa, no? Quella della mia nata, perché è stupenda. Ma il mio terreno sarà diverso, giusto? E quindi la vanga per fare il carotaggio del mio terreno la dovrò usare, perché altrimenti quell'informazione sarà media, ma non sarà del mio territorio, no? Quindi mi faccio un carotaggio, mi vado a vedere gli stati del terreno, mi vado a vedere se combaciano, perché la mappa del territorio è una buona cosa se
ricombacia con quello che ho io, giusto? Ma se non combacia, mi devo porre perché. Poi magari 200-300 anni fa qualcuno ha fatto uno sbancamento a monte e mi ha buttato terra sul mio. Che significa questo? Non c'è niente di male, non c'è nessun problema. Però se, ma è molto diverso, no? Poi magari lì pensavo di metterci le carote, invece mi toccherà metterci le insalate. In una logica di produzione, in una logica alimentare, se vogliamo, devo puntare a trovare il terreno migliore. Non perché uno è sfigato che fa la permacultura deve andare a coltivare in cima alle montagne, al freddo, eccetera. No? C'è un altro principio della permacultura che dice lavora dove è più efficace. Che significa? Che se fra un terreno sfigato e un terreno fertile... Qua c'è la famosa diatriba del cece nero di Cassano. Dimmi. Non so se conosci il cece nero. È una varietà locale che, vabbè, adesso ha avuto il presidio Slow Food. Non posso dire le storie, non dico che ti racconto. Però, diciamo, c'è uno riccio e uno liscio. Uno fa la gifra, uno è a scopo alimentare, diciamo che è più buono perché ha questo guscio più tenero. Poi il presidio, diciamo, che presidia quello da foraggio. Allora, praticamente, il cece nero di Cassano è buonissimo, però cresce bene solo a Cassano. Cioè, se tu vai anche a Acquaviva, viene con il... la pallentona, non mi ricordo come si chiama. Il tegumento duro. Cioè tutti dicono, no, io mangio dei cece neri, ma sono durissimi. Quindi da mangiare a Cassano, sono buonissimi. Il cece nero cresce solo a Cassano. Cioè, e qui c'è questo eterno dibattito che in Puglia periodicamente qualcuno prova, dedica una parte del terreno, perché essendo una varietà antica e rara, comunque ha un valore di mercato adesso molto alto, poi dopo c'è il presidio, figurati, per 6 euro al chilo, quindi... Che sarebbe un prezzo onesto, detto fra di noi, eh? Sì, sì, no, però nel senso che noi, essendo terra di legumi, comunque noi li paghiamo, ma non così tanto, nel senso anche quelli di coltivazioni biologiche li paghiamo a... 4-5 euro al chilo, ecco, 6, sai, rispetto a... Comunque, in tanti ci provano, ma non c'è verso di avere il cece come quello di Cassano. E per fortuna, sì, diciamo pure, no? Diciamo anche questo, per fortuna, sì, no? Per farlo farina, era farina di cece nero. Quindi quella lì, che è la dimostrazione? La dimostrazione è che quando abbiamo utilizzato le intelligenze, vere, no? Partite dal presupposto quante migliaia di generazioni prima hanno visto quei ceci e quelli hanno scelto quello perché quello lì veniva meglio, perché normalmente se ti viene meglio ti si conserva meglio, se ti si conserva meglio hai più ceci per durante l'anno intero e quindi la qualità alimentare è sicura. Cioè, non lo avviene per caso, giusto? Ma a volte bastano 5 metri di spostamento, no? Sei su una formazione rocciosa, finisce lì, finisce proprio fisicamente qua, inizia un'altra formazione rocciosa di una componente diversa, vulcanica, una a calcare all'altra, eccetera, eccetera, e cambia completamente il sapore, la forma, eccetera. Da noi a Bolsena, lì vicino dove sto io, c'è anche lì un fagiolo del Purgatorio, piccolissimo così, bianco, anche quello spunta 6-7 euro al chilo, in una zona piccolissima di Gradoli, che si chiama questo paesino, è non solo buono, ma non c'è bisogno dell'ammollo, lo cucini come se fosse un riso, poco più, quindi il tempo di cottura è abbastanza lunghetto, però niente rispetto all'ammollo di 24 ore, poi eccetera, eccetera, 5 km più l'anno non si riesce a farlo, è duro come un sasso. Ok, questo che significa? Che c'è delle belle intelligenze, c'è stata l'operazione favolosa dei nostri nonni, e non degli agronomi, perché così, ragazzi, purtroppo, vediamo a Cesare ciò che è di Cesare, ci hanno portato queste favole, queste cose favolose fino ad oggi. Conoscere quindi il territorio significa fisicamente avere delle informazioni generali, la piovosità è un valore generale, 600, 500, è un altro valore generale, so che non sarà i 3.000 dei Friuli, però poi devo andare a vedere, perché a volte la Puglia ora abbastanza, se vogliamo, non è molto diversificato come ambiente, no? Non c'è la valle alpina, non ci sono fenomeni di che ne so, di... sì, forse qualcosa, ma robetta, insomma. Ma dobbiamo andare a vedere, perché basta un vento che si incanala
in una direzione e a 50-100 metri da una parte piove 300-500, dall'altra può piovere 60-70. 60-70 mm di pioggia all'anno è un valore assurdo, cioè della serie è grasso se ci nascono le spontanee, figuriamoci le coltivate. Quindi i nostri antichi che facevano sicuramente non vivevano in queste situazioni, no? Si sceglievano ciò che di buono era. Noi ci abbiamo fatto anche delle città. Los Angeles è un deserto, no? Las Vegas peggio ancora. Las Vegas proprio deserto. Allora, che cosa facciamo noi? Che dobbiamo fare? Dobbiamo fondamentalmente analizzare e osservare tutte le nostre elementi all'interno di un contesto generale. Quindi la piovosità, benissimo, la carta, vado a vedere come faccio. Metto più biometri, non ho bisogno di comprarli, basta mettere dei secchi abbastanza larghi e andare a misurare quanto piove. Allora, io, è una cosa che dico a tutti, quindi non è per dire che no, la vostra informazione è relativa, ma perché è chiara e molto più semplice vederla, la pioggia, la piovosità, che non vedere il valore in sé per stesso. Che piove 1300 ml di pioggia all'anno vi dà un'idea, ma quanto è chiara vederlo che è un metro quadrato e che è così tanta in un metro quadrato è molto più, cioè da più, è molto più impressionante, no? In Friuli sono 3 metri, per ogni metro di terra c'è 3 metri di acqua sopra. Qui ci sono 60 centimetri o 30. Capite che tanta differenza fa 30 e 60 comunque? Sì, sì. Perché durante un anno, pensate a questi giorni di caldo, quando buttate l'acqua fuori per lavare il marmo, come è successo qui stamattina, che dopo 5 minuti non c'è una goccia. È durata 5 minuti, sì, sei d'accordo, però 5 minuti è finito. Cioè nel senso, quella poca acqua, capite bene che quei secchi, provate a mettere 30 cm di acqua nel secchio a gennaio e vedete quando è finita. Non c'è arrivata a marzo? Perché l'evaporazione non è solo d'estate, è tutti i giorni. Quindi qui si lavora a veramente border. Non è un caso che si faceva? Quando è arrivata l'agricoltura diciamo, intensiva, grano, no? Perché il grano quanto si dà? Avete mai visto irrigare il grano? Lo stanno facendo oggi e è la dimostrazione che siamo alla canna. Perché irrigare il grano significa andare sotto. Cioè, a parte i danni ambientali catastrofici, significa anche andare sotto dal punto di vista economico, perché non è compensativo. E le nostre culture, infatti, erano tutte locali, fatte per abbattere il costo energetico, non per spendere di più perché così il cresce. Quindi ricontestualizzo l'acqua, ricontestualizzo i fattori atmosferici e tutto quanto, e lo faccio metodicamente e con molta osservazione diretta. Se nevica, un anno, se ho la fortuna di vedere che nevica, nell'altopiano del Mugge nevica qualche volta. Adesso non più. Non più, No, ha nevicato 2 anni fa. Ha nevicato. Fatto sì, no, però 2 anni fa che c'era proprio neve, però... Allora, è una sfortuna lì per lì, no? Perché mamma mia, è il disagio, lo comprendiamo tutti, però essere lì quando nevica... è favoloso perché hai un insieme di informazioni clamorose che non ricavi mai con altri sistemi, con le mappe non le ricaverai mai, neanche con le foto aeree ricaverai mai. Perché se io ho una superficie di un terreno e mi nevica, devo andare a vedere dove si accumula la neve. Se, dove mi si accumula la neve so che da quella parte soffia il vento e mi deposita lì la neve. Quindi in prospettiva, primavera, saprò qual è la parte più a vento, la parte invece dove sotto vento. È una grande informazione anche per l'estate. E quando vado a vedere poi il cosiddetto disgelo, sarebbe il disneve, non so come si dice in italiano, quando si ritira la neve, vedere le macchie, le prime macchie dove non c'è più neve, significa che quelle sono le zone dove c'è una concomitanza fra vento e sole. Sono le zone più asciutte, sono quelle che partono prima anche nella primavera, saranno le zone dove andrò a fare le coltivazioni primaverili e le produttive durante la primavera. Perché? Perché è il sole che mi dice, cioè, capito, il consumarsi della neve che mi dice che quelle erano le condizioni più adatte perché sono le prime che si scaldano. Se l'ultime, fisicamente l'ultima di neve che l'ultima parte della neve che si scioglie sarà quella che apparentemente, quella che si dice più a nord, è la parte
più in ombra fondamentalmente. Lì quale ci farò? In un ambiente come questo andrò a farci le coltivazioni estive. Se devo piantare l'insalata durante l'estate, le farò lì. Perché? Perché lì c'è meno sole. E si secca meno. Con meno acqua riesco a ottimizzare. Se invece mi fido solamente della precipitazione medio annua, per me è tutto uguale, e potrei rischiare di mettere le insalate estive nella parte più calda e le insalate primaverili nella parte più fredda. Forse ottengo il risultato se ho cosa? Se ho tanta acqua a disposizione, tanto tempo a disposizione, un po' di occhio, un po' di esperienza. Ma per raccogliere per esempio questi dati in città, se io devo fare uno scelto, ho altri luoghi a disposizione e devo scegliere, naturalmente stiamo parlando qui di appezzamenti di terreno ampi nei quali tu hai questa differenziazione tra zona più a nord, zona più a sud, stiamo parlando di 300 metri quadri di solaio, lì non è che fai tanto, secondo me, non so. Più piccolo è meno differenza c'è, no? Certo. Su 2 metri quadri non ce l'hai, però in una città possiamo già distinguere una questo zona. E io questo stavo pensando dicendo. Al di là di questo, io però posso avere vari vuoti. Assolutamente sì. Dove stabilire che tipo di colture bravo a seconda del bravo città. Non essendoci la neve. Mm. Cioè, che tipo di rilevazioni possiamo fare durante l'anno? Perché cioè, in maniera, è naturale che se c'hai gli strumenti che ti misurano, sì, il vento, sì, è tutto più facile, sì, però in maniera più spartana. L'osservazione. Allora, sì, riparti da questo concetto, no? Quali è? Allora, nel piano campo una nevicata, cioè in un 10 minuti ha un imbotto di informazioni che ti risparmiano cosa? Ti risparmiano di essere lì presente 50 giorni all'anno o di sprecare una stagione per capirlo, no? Perché se te pianti tutta insalata, ti faccio un esempio, c'hai 300 metri quadri, pianti tutta insalata in modo che, nella maniera che te vuoi. La stessa cosa, vedi dove va bene. Oh, bravo, te lo segni e hai già. Hai buttato materiali, tempo. È un anno. Cioè. Ok, allora qual è l'altro sistema? Il sensoriale, è questo che distingue la progettazione permacultura rispetto alla progettazione classica. Sensoriale che significa? Fisicamente andare lì a sentire il caldo e il freddo. Allora, le piante che noi di cui ci siamo circondati per la nostra alimentazione sono piante quasi tutte molto simili a noi, quindi che non hanno degli estremi così distanti dal nostro modo di vivere. Tradotto in soldoni, il mio eccesso di caldo è un eccesso di caldo anche per quell'altra pianta, per la maggior parte delle piante che noi coltiviamo. L'eccesso di freddo per me è un eccesso di freddo anche per quella pianta. Quindi andare vestiti normali, leggeri, non con il maglione, con il pesante oggi, in giro per trani e passare da una situazione dove senti fresco, prolungato, e a una situazione dove senti un caldo che ti s'avventa, come si dice dalle mie parti, e segnarselo è già la prima forma esperienziale. No? Da cosa è dovuto questo? O da correnti di incanalamento all'interno delle vie, eccetera, o dalle forme degli edifici. Gli edifici condizionano tantissimo questi movimenti di aria. Ci sono edifici che vengono messi anche in discussione, dei grattacieli vengono messi in discussione perché modificano una maniera bestiale di microclima. Ora, non so se voi conoscete Follonica, una cittadina toscana, allora, hanno fatto tre sole costruzioni alte, cioè per noi per la Toscana maledettamente alte, no? Specialmente in un golfo bellissimo, hanno fatto tre palazzi da 25 piani. E tutto il resto, la casa più alta era il 12 metri, ci hanno fatto queste bestie anni 60, le classici maledetti anni 60, a dimostrazione che l'energia non va regalata, quella che dicevamo stamattina, non bisogna regalare niente a nessuno, e ci hanno regalato negli anni 60 troppa energia. Insomma, per questi tre c'è una porzione di abitati che non ci si sta dal vento, proprio si incalanano talmente forti questi correnti di vento che lì, ma sempre, da agosto magari ci portano i bambini a pia un po' di fresco, ma per 11 mesi all'anno lì c'hai sempre i capelli piegati indietro, no? Capite? Una pianta lì dentro o è una pianta adatta per quell'ambiente, o altrimenti se mettete delle piante che non sopportano il vento non possono venire. No, io mi immagino, cioè questo a livello di, tu prima hai detto, vabbè, un buon progetto di permacultura ha bisogno di un anno, e questo dimostra il fatto che ha bisogno di un anno, nel senso che
ok, lì tu hai un macro dato che tu ce lo senti il vento che ti soffia e puoi stabilire che là puoi coltivare alcune cose, altre no. Però sulle piccole differenze, veramente se ti trovi su un terrazzo che sta a destra, c'è un palazzo un po' più alto, a sinistra un po' più basso, lì tu comunque hai, puoi fare delle supposizioni. Però poi se tu devi fare un progetto nel quale devi andare a spendere dei soldi, magari per qualcuno, perché ti ha commissionato questo lavoro, vai molto, cioè se non hai dei dati che non hai avuto il tempo di osservare, il primo anno vai molto a... Vai sul sicuro, vai sul sicuro. Devi andare sul sicuro. Vabbè, vai sul sicuro. Comunque in una città, comunque è un territorio che tu conosci, quindi macro dati... Sì, lo ricordi molto velocemente. Ce li hai, cioè tu ci vivi, quindi tu sai. Poi pian piano, per esempio, i miei genitori stanno proprio di fronte al mare, piano terra, cioè è una tragedia perché la passione è proprio... È una tragedia, in quel caso io sto sperimentando qualsiasi cosa, ci sono cose che posso dire, beh... Le fragole vanno benissimo. Pensa, io non te l'avrei mai detto. No, le fragole, cioè da 3 anni le piantine vanno benissimo. C'hai una siepe davanti? L'anno scorso, quest'inverno c'è stata una mareggiata, ha bruciato il rosmarino davanti al mare, eppure le fragole hanno resistito. Questa è un'altra dimostrazione che non dobbiamo mai dare niente per scontato, è il terreno e la posizione che poi ci dice l'informazione giusta. Noi come dobbiamo lavorare? Allora, se hai esperienza, e quella si chiama esperienza, allora quello che un'altra persona fa in un anno con un'esperienza, in una piccola porzione possiamo permetterci di farlo in pochi giorni. Per fare esperienza che fai? Tanti sbagli. Giusto? È onesto, no? Riconoscerlo. Tanti sbagli, fai tante prove, alla fine trovi. Hai a disposizione però dei metodi, dei sistemi già certificati, che non sono quelli che caratterizzeranno il grande progetto, ma sono quelli che portano all'acqua al mulino. Quelle cose semplici che le puoi veramente riprodurre in tanti posti. Le insalate o dei radicchietti in ambienti un po' più ombrosi, le puoi riprodurre in tutti i posti, capito? Capito? Allora inizi con quelli magari per avere la prima forma di risposta e intanto ti porti a casa un po' di cibo, ok? E da lì poi però fai anche... Bravo, bravo, bravo. Male che vada, invece di piantare 50 pomodori, ne pianti 3, vedi che se ti funzionano dopo saranno 6 o 10 o 20, è un gioco di energie, no? Però è da lì che si inizia, capito? Con qualche informazione che te hai, un po' di sensibilità. Quella parte sensitiva è molto importante, quella è veramente tantissimo importante. Ci sono delle sensazioni che sono innegabili. I nostri nonni, detto fra di noi, non conoscevano, ma se poi andiamo 2000 anni fa, non conoscevano la cosiddetta cultura scritta, ma avevano delle sensibilità per quanto riguarda i terreni, gli ambienti, eccetera, che noi ce le sogniamo. Avete presente i romani, meglio ancora gli etruschi, quando andavano e colonizzavano una nuova porzione di terreno? Cioè, li abbiamo presi in giro, no? Perché facevano dalla lettura del fegato dei montoni che pascolavano in quel territorio, capivano se un territorio era adatto o meno per fare una città. Ma lo sapete, la cosa interessante, dove l'hanno fatta a loro, vai a misurare con dei misuratori, le frequenze sono bassissime. Dove l'abbiamo fatta noi? L'abbiamo fatta in zone in cui, cavolo, e non sapevano neanche che era la radiazione. E oggi ci troviamo a vivere in città che ti fanno venire tumori solamente a pensarle, e quelli azzeccavano una città, azzeccavano, non azzeccavano la casa dove vivere per 6 ore, azzeccavano le città. Quindi diamo per scontato che effettivamente magari mangiavano con le mani, però, ok? Quindi il sentire, che è poi una caratteristica nostra, che poi ancora l'abbiamo, cioè noi che siamo dentro contadini, è matematico, Cioè, sapete, noi geni trasmettono l'informazione, trasmettono anche i condizionamenti che abbiamo avuto dall'uomo primitivo ad oggi, quindi non è che ce lo siamo persi, l'abbiamo lì nascosti, non lo usiamo, ma il giorno che dobbiamo usarle faremo più difficoltà, magari non ci riusciamo nell'arco di 2 ore, ce la faremo nell'arco di 20 anni, si spera, ma le cacceremo fuori, no? Perché necessità, virtù, ok? Quindi quando ti riapproci con un occhio sensibile, con un senso del materiale sensibile, è più facile che le ritrovi.
queste osservazioni e gli dai una veste utile. Se invece vai lì come facciamo noi normalmente gli unti del Signore, no? Abbiamo studiato 20 anni, quindi arrivo lì, 4 misure, vai, è tutto uguale, no? Nel senso 4x4 è sempre 4x4. In permacultura 4x4 non fa 16, fa 48. Perché? Perché su altri mondi. Perché, vi fa un esempio banale, quando nell'agronomia ufficiale si lavora tutto sul metro quadrato, la resa a metro quadro, il numero di piante a metro quadro, eccetera, eccetera. Noi lavoriamo solo su superfici piane. Il giorno che ho scoperto che in permacultura si lavora su volumi, secondo me è rivoluzionario. Anzi, le altezze sono fondamentali. Fondamentali, cavolo, è stato rivoluzionario. Io per fortuna nella mia vita ho fatto lo zootecnico. Io sono di quelli che si è inventato un lavoro. Non è che mi piace raccontarmela per darmi aria, però sono sempre uno di quelli che pensa e sogna che i ragazzi, specialmente quelli giovani, facciano parte di quello che ho fatto io. Avevo un sogno, una visione, testa bassa, duro come in toscanaccio etrusco, e senza un becco di un quattrino, mi sono preso un affitto un terreno, ho fatto la mia prima recinzione con i pallet riciclati a destra e manca, le reti prese nelle discariche comunali. Ho tanto lavoro, onestamente. E dopo 8 anni sono venuto in una società importante e mi ha detto: se vuoi ti compriamo l'azienda, entri in parte in società con noi. E ad oggi ho 160 ettari in Toscana grazie a un sogno, no? Ma per dire cosa? Che dobbiamo essere sensibili, sensitivi, eccetera, ci dobbiamo mettere dell'energia e dobbiamo anche scommettere su quello che facciamo, no? Ma quello che... Questa azienda era un santo. No, era un'azienda, però non posso dirla, poi ve lo dirò in privato, perché ha avuto sforzo. Ah, giusto, quando vogliamo fare la pausa. Sono 11 e 10. Cioè, ora finiamo e poi ci andiamo tranquillamente. Sì, sì, sì. E per dire cosa? Che dobbiamo proprio avere questa capacità sensitiva, no? L'abbiamo dentro. Eravamo contadini e dobbiamo essere contadini. Le visioni ci servono, ma ci serve poi anche la parte teorica, pratica e la sperimentazione, anche un po' di visione lunga. Ma tutto nasce però dall'osservazione. Se io facevo l'agronomo classico, il metro quadro era il metro quadro. Invece nel momento in cui te dici, cavolo, ma se io ho 4 metri quadrati, se lavoro in altezza, non ho più 4 metri quadrati, perché tradotti in 4 pareti, so 4 per 5. È tanta roba. Io, avendo 160 ettari di boschi, pascoli, eccetera, c'ho 5.000 metri quadri intorno a casa e mi sono detto non ci faccio niente, perché l'agronomo che era a me mi diceva con 5.000 metri quadri non ci si fa niente, no? Che ci fa con 5.000 metri quadri? È grassa se ci tieni i cani e i gatti, ok? Concentrati dove c'hai il terreno e fai le cose là. Ho abbandonato quest'idea, sto tornando a fare il contadino, non l'imprenditore. Sto progettando i miei 5.000 metri quadri, maledetto quel giorno che l'ho fatto. Dopo anni non sono riuscito a progettare, a mettere a un senso di permacultura più di 1.000 metri quadri, ancora 4.000 metri quadri mi aspettano da progettare, da mettere a posto. Perché è immenso, è immenso. 150 metri quadri in permacultura ti producono, non per te, per tutta la famiglia e per due famiglie accanto, se fatto bene, con raziocina, eccetera, capito? Ti si moltiplicano volumi, sì, sì. Però ti si moltiplica anche l'impegno, capito? Io poi sono... Certo. L'obiettivo certo. Invece che tu... Infatti, questo qua è la parte progettuale, e quindi di conseguenza, capito, hai delle visioni che prima te le sognavi e ora ti cambia la prospettiva, ma questa deve essere vincente come idea, perché gli spazi di una città, se li guardiamo per quello che sono dal punto di vista agronomico, significa morte sicura. Che ci coltiva una città, specialmente qui che c'hai i sassi da tutte le parti, come direbbe da ogni parte, no? E tu, giustamente, è bellissima, perché io ieri sera sono rimasto a bocca aperta, no? Tutto questo chiarore è una cosa favolosa. Però mi sono detto, bellissimo essere turisti. Io ho detto a mia moglie, l'ho detto, dico, qui non è un vezzo mettere gli occhiali da sole. Sì.
è una necessità, sennò ti bruci gli occhi, no? Allora, prendiamo ciò che di buono c'è, eh? Questo dal punto di vista delle temperature è eccezionale per farci delle coltivazioni, capisci? Non ci metterò le barbabietole, ci metterò roba che ha bisogno di energia e di calore, eccetera. Dobbiamo vederla però a tre volumi. Ho la fortuna di stare in un BB molto carino, una bella terrazza, no? Che c'è una terrazza favolosa, sembra di essere, sì, me l'hanno detto, sembra di essere a L'Avana, infatti sembra proprio L'Avana, tranne da sopra sembra L'Avana. Arrivi sopra, solo la differenza è che a L'Avana è coltivato e qui non c'è un pomodoro, ma quando vedi tutti quei terrazzi cintati, ho detto, cavolo, domani so che di cosa posso parlare, qui c'è una potenzialità estrema. Qui scappa fuori, si può scappare fuori un 20-30% di cibo autoprodotto in una città come questa, 50.000 abitanti, 10.000 persone, in teoria, molta teoria, molta poco, eccetera, ma capite che ti si apre un nuovo mondo, non ti si apriva come dal punto di vista di agronomo, ti si apre nel momento in cui apri gli occhi e cominci a sentire, a percepire, a vedere oltre il naso. Ma proprio il discorso del fuorisuolo, di cui sono assennato proprio da questa riflessione sulle potenzialità della nostra città. Dobbiamo mettere quella che è una potenzialità, dobbiamo dargli le gambe, come? Non raccontando cavolate. Che significa? Fare una terrazza e farla diventare produttiva, non è che io tiro quattro semi, ci metto una pallina d'argilla perché va tanto di moda, fu poca, la pallina d'argilla la tiro lì e mi ci vengono. Non ci... l'aquileggio dentro, non prenderà mai in Puglia. Bravo. Oh. Allora, che cosa dobbiamo fornire? Dobbiamo fornire il sogno, la visione, ma poi dobbiamo affrancare le tecniche giuste, ben fatte e produttive, perché se sono ben fatte e non producono, il secondo anno non le fa nessuno. Ben fatte, produttive, facilmente realizzabili, perché questo partiamo da situazioni veramente basse, quindi non è che abbiamo di fronte il vivaista biologico sensibile, normalmente abbiamo persone che si riavvicinano, magari partendo da percorsi molto lontani. Quindi tutto questo è possibile in qualsiasi ambiente. Perché hai possibilità in un posto come questo, secondo voi? Perché potrei proprio da subito dire no, qui non ce la farei mai una cosa del genere, e invece dico qui è possibile farlo. Perché c'è della potenzialità che magari non avete visto? Che magari non abbiamo visto. L'avete vista, se no non ero qua io. Ma voi l'avete già vista, ma un abitante di Trani perché potrebbe dire sì, a Trani lo posso fare, in altri posti no? Per coltivare la coltivazione. Ma non solo la coltivazione, perché su Trani si può investire e magari con un paese qui prossimo a 5 km, 10 km nell'interno no. Perché c'è il margine. No, è proprio quello. Perché questo è il margine, è un effetto margine. Non è un caso che la civiltà in tutto il mondo è partita dai punti di incrocio fra mare e terra, e da lì poi è andata sulle montagne, ma si parte sempre dal mare, perché comunque è un margine, perché 1 + 1 = 3. In questo posto preciso 1 + 1 = 3, perché a porte, cioè avete tutto ciò che viene dal mare, ora anche la merda, onestamente, ma prima no, ok? E tutto ciò che si incontra con la terra, e qui tutto funziona per due volte. Se fossi stato a Canosa, quando sono passato, lì avrei avuto difficoltà a dire qui si può invertire velocemente un sistema. Canosa anche per altri motivi. Non lo so. Hanno devastato, cioè proprio a Canosa, dire che fai biologico o sinergico, cioè no, più che altro sono biologico, cioè veramente devi... Quando sono passato però... Cioè l'agricoltura convenzionale è talmente... potente, infatti io quando sono passato lì proprio senti che non c'è energia sufficiente per girare, per cambiare il verso, no? E se parti e passi in alcuni periodi senti proprio... E anche addirittura? Fattivamente che ci hanno messo delirio. E come abbiamo tutti gli anni che fanno tutto uva? Ah sì, poi ho trovato un'altra conca tremenda dove c'era l'uva sopra i tetti delle case, proprio... No, però per esempio nella zona di Rutigliano che producono solo uva, immagino. C'è un problema in alcuni periodi, cioè non possono, in zone dove vanno a correre, non possono andare a correre perché solo però, di sé. Comunque questa qua c'è una. Non cadiamo nella maledizione dei nostri territori, no? Perché questo problema ce l'hanno anche in Trentino Alto Adige e se lo vendono come una fortuna. Capito? E se la vendono come una fortuna?
salvo poi svegliarsi, ora veramente le banche addirittura sono preoccupatissime perché sta schiantando il loro sistema, poi vi racconterò come reagisce il sistema. Però per dire, siamo qui e ora, qui ci sono potenzialità per rigirarla e nel senso positivo, in altri ci saranno possibilità ma con molta fatica, quindi lavora dove è più efficace. O comunque ci saranno altre vie, in altri posti. E quindi sì, da una parte non sembra che ci sia questa sensibilità così diffusa, e, cioè dal punto di vista umano, relazionale, che non è questo fervore che apparentemente dovrebbe esserci, ma però sappiamo che va un po' sollecitato, però poi alla fine qui ci sono i sistemi per tenerli fuori. Una sana però progettazione, una bella progettazione. Andiamo a fare la colazione? Sì, andiamo a prendere un caffettino.